proseguiamo con Ombretta Colli. La tua eleganza è sconvolgente, no, sembri una regina, cosa ci canti? La regina della casa, appunto. A te. Io la mattina sono la prima ad alzarmi e preparo la colazione per tutti. Poi si alza lui. Esce e va al lavoro e dice: ho i bambini da curare, devo fare tutti i letti, le camicie da stirare, metto a posto, lavo i piatti, faccio un po' di pulizia e preparo da mangiare. Deve essere tutto pronto quando arriva lui. Certo, naturalmente, perché io sono la regina della casa, mi sveglio la mattina soltanto per lui. Lui che è l'uomo più importante, più intelligente, io in realtà non sono niente senza di lui. Io sono la regina della casa, graziosa e stupidina, mi vuole così, mi vuole così. Sta sempre chiusa in casa, la giornata vola via, ho la radio sempre accesa che mi tiene compagnia, e la sera si capisce, guardo la televisione, mi riposo, mi istruisco e mi distraggo un po'. E tutto ciò mi va benissimo perché effettivamente io sono la regina della casa, mi sveglio la mattina soltanto per lui, lui che è l'uomo più importante, più intelligente, io in realtà non sono niente senza di lui. Io sono la regina della casa, graziosa e stupidina, mi vuole così, mi vuole così. Ora che i figli sono grandi posso anche lavorare, cosa importa se poi dopo io c'ho ancora più da fare, alla sera solamente tanta voglia di dormire, dopo tutto è proprio questo che voleva lui. Ed ha perfettamente ragione considerato il fatto che io sono